In occasione del meeting CDA di Rezzato abbiamo incontrato Giampiero Di Febbo, della Fratelli Di Febbo, e con lui abbiamo fatto quattro chiacchiere sullo stato attuale della distribuzione bevanda nel canale Horeca. Quali sono le principali problematiche che incontra oggi un distributore di bevande mentre svolge il suo lavoro? Allora, ne incontra tante, io ne sintetizzo almeno due, ne dico una generica, cioè una poca chiarezza dal punto di vista delle regole, ma in generale, cioè le regole per me sono anche le leggi. E poi l'altra difficoltà legata sicuramente al contesto storico che stiamo vivendo è la gestione del rischio finanziario, che sta diventando molto complessa come cosa. Come giudica il rapporto tra la sua azienda e gli uomini dell'industria nel mercato in cui lei lavora? Fondamentalmente confusi, sia dal punto di vista delle dinamiche con cui le industrie si muovono nel mercato, sia dal punto di vista dei ruoli, che non sono chiari. Ciò che compete all'industria di produzione e ciò che compete a una realtà distributiva. Sono ruoli confusi. Come è cambiato, se è cambiato, il rapporto con il pubblico esercizio? Finalmente, in alcuni casi, inizia ad esserci un orientamento al consumatore finale. Quindi questo con grande gioia. Oggi un distributore di bevande non si limita alla mera distribuzione dei prodotti, ma eroga anche dei servizi. Quali sono, a suo giudizio, i servizi più richiesti? Allora, ahimè, uno anche richiesto implicitamente è quello finanziario, cioè comunque ci chiedono soldi, per tutta una serie di motivi che adesso non sto qui a elencare. In alcuni casi c'è anche, soprattutto in realtà più specializzate, una richiesta di consulenza in termini di orientamento e quindi in termini formativi a vari livelli, cioè da come si somministra e si può spillare una birra o si somministra un cocktail a come si può anche impostare un assortimento piuttosto che una carta dei vini o della birra. Parliamo di assortimento. Quanto è attento un locale alle nuove tendenze di consumo e quindi ai nuovi prodotti? Più il locale è specializzato e più è attento alle nuove tendenze, quindi ai nuovi prodotti. Meno è specializzato, quindi più stiamo parlando di un locale generalista e meno è attento a queste nuove tendenze. Lei fa parte di un'organizzazione consortile. Quanto è importante oggi aderire ad un consorzio e qual è la sua esperienza? Premesso che io mi trovo a lavorare in un'azienda di famiglia, per cui avevo questa opportunità. È comunque stato fondamentale per me l'incontro con la realtà, io faccio parte del CDA, perché comunque mi ha fatto intuire l'incontro col CDA mi ha fatto intuire una possibilità di crescita professionale, di professionalità in questo mestiere. È fondamentale, secondo me, far parte di un consorzio, in quanto è comunque un osservatorio privilegiato delle dinamiche del mercato, di quello che sta succedendo nel mercato e andrà a succedere da qui ai prossimi anni. È sempre una grande possibilità, insomma. Stante la sua esperienza, consiglierebbe a suo figlio di proseguire lungo questo cammino? Allora, è una questione di passione, secondo me, ciò che permette nella vita la realizzazione dei propri sogni e comunque anche dei piccoli successi. Per cui è molto personale, molto soggettiva come scelta. Io ho una frase che mi ripeto sempre, che per me è importante, cioè mettere il cuore in quel che si fa. Però questa, appunto, ripeto, è una cosa che ciascuno deve decidere di fare. Mi dica tre cose fondamentali che un distributore di bevande oggi deve saper fare per poter competere con successo sul suo mercato. Scegliere dei fornitori orientati a una realtà distributiva, sapere selezionare dei clienti che hanno bisogno di un distributore specializzato, quindi fornitore di servizi, oltre che di prodotti. Ci sono dei consigli che si sente di dare agli uomini dell'industria per riuscire a ottimizzare il business di entrambi? Collaborare in maniera chiara e trasparente con le realtà distributive, con una maggiore condivisione delle scelte che si devono andare ad operare, quindi con la massima chiarezza e trasparenza possibile.